giusto onorare il nostro poeta. Poeta che è stato vicino a noi, anche se vissuto lontano, però la sua mente e il suo cuore erano qui a San Andrea. Parleremo di lui, vedete. Ciao a voi. Quindi la nostra giornata si è aperta questa mattina con il consiglio sulla poesia di Torquato Tasso, come il consiglio Toganti. E parlando di poesia, ci è sembrato giusto a noi dell'amministrazione ricordare un nostro poeta, non solo perché di origini sant'andreane, anche se poi è stato costretto a lasciare il proprio paese per fuggire alla disoccupazione, quindi parleremo di Fedele. Fedele e altri paesi, poeti e figli, meritano di essere omaggiati, perché la loro voce è lo specchio di questa terra. Fedele, con i suoi versi, ha trasmesso emozioni autentiche e intense. Con la sua penna ha saputo mescolare amore per la sua terra, passione, umana pietà e commossa partecipazione. Nel suo verso le parole e le immagini sono erano e sono spontanee. Leggevo qualche giorno fa un articolo su Fedele, dove c'era scritto che i versi di Fedele sembrano semplici annotazioni, che colgono però con efficacia un momento dell'esistenza e la fermano, come attrappata dalla fuga tumultuosa del tempo. Ed è proprio così. La lettura delle sue poesie si trasmette in questa sensazione. Sembra quasi che tu le stia vivendo. Ecco, questa è la magia della poesia. È bello perché tu le dico. E i sogni non muoiono mai. Quindi quando parlava del Sud, per vedere il Sud erano le pietre che il padre rotolava sotto il sole. Erano la terra, il vento e la fame. La gente si tappava e ignorava, come si legge nella poesia che viene del Sud. Che viene trattato? E gli parlavo anche in dialetto, perché era la lingua che lui tanto amava e che musicalmente con semplicità annotava. Questo era il nostro poeta. Ciao, vedete, ricorderemo bene.